Oggi andiamo a decorare una torta. Non so ancora come, ma il tema sarà dinosauri. Quindi improvviserò al momento, in freestyle. Ho fatto due pan di Spagna. Troverete la ricetta nel mio canale. Qui ho della bagna con latte e al kermes. E qui crema pasticcera. Anche questa troverete la video ricetta sul canale. Prima di tutto tagliamo il nostro pan di Spagna e vado a farcirlo. Dopodiché darò la forma. Voglio ricreare, diciamo, un pochino l'ambiente appunto dei dinosauri, quindi andrò a creare qualche montagnetta così nella mia testa. Poi vediamo quello che viene fuori. Infine andare poi a mettere qualche piantina e andare a mettere qualche dinosauro sopra. Se mi riesce, andrò a fare anche un piccolo laghetto. Ovviamente dopo aver messo crema, bagna e tutto, la metterò in frigorifero a riposare per 30 minuti. Nel frattempo vado a montare la panna e poi la ricopro tutta. Prendiamo il vassoio. Io andrò ad utilizzare questo, ma voi potete utilizzare la qualsiasi. Tutti questi triangolini e pezzetti lasciamoli da parte perché appunto dobbiamo andare a fare le montagne. Di qua vedete che esce la crema, cercate di sistemarla, però vabbè, alla fine poi ritocchiamo. Con i triangolini, come vi dicevo poco fa, vado a creare un po' di movimento alla torta. Quindi ho messo qui un pochino così. Andrò a mettere questa parte in modo da far sembrare tipo un po' in discesa. Dai, più o meno ci siamo. Invece con la crosticina, la platina del pan di Spagna, vado a creare tipo delle piccole montagnette. Ovviamente queste non servite, cioè soltanto decorazione. Si può mangiare, però magari io eviterei, ecco, dato che sono state impastate. Con un coppa pasta vado a rimuovere un pochino di composto e questo sarà il nostro laghetto. Così. Come si è tolta la parte dove c'è la crema, vado a rimettere il dischetto di pan di Spagna. Così. Questa parte l'andrò a ricoprire di cioccolato e lo faccio solidificare. Così dopo posso andare a fare il mio laghetto con della gelatina e la coloriamo di blu. Ho sciolto del cioccolato, ho messo una punta di burro di cacao e vado a colarlo qui. In modo che così lui solidificandosi, quando io vado a mettere la gelatina, il liquido non va a rovinare e a spaccare la torta. Quindi dobbiamo ricoprire per bene, soprattutto i bordi, così lui cola.
Nel frattempo ho colorato la panna con del cacao amaro in questa maniera, in modo da averla marrone, come il terreno. Ed ecco qui, ho fatto l'effetto montagna con la panna rimanente e qui nei buchini vado a mettere dei biscotti sbriciolati, li ho frullati più che altro e vado a metterli così, in modo da andare a ricreare il terreno, ecco. Questo metodo l'avevo già utilizzato circa 8 anni fa, quando avevo creato una torta praticamente dei pirati e c'era tutta la sabbia e il mare. Così. Farò la stessa cosa su alcune zone. Tolto della gelatina, vado a colorarla di azzurro o blu, blu come il mare, così. Per dare un po' più colore, vado anche a frullare dei biscotti e vado ad aggiungere del colorante verde. Amalgamo il tutto, veramente pochino, dobbiamo solo colorarlo. Dato che non ha molto colore la torta, ho deciso di prendere di nuovo questi tubetti, andare a fare un piccolo buco così, magari togliere un po' di panna perché è troppa, quindi fare un buco così e dal buco fare colare la lava. Vediamo. Oh mamma che bello! Spostiamo poverino il dinosauro perché sennò. Ok, magari adesso vediamo se riesco con una spatolina o un cucchiaino. Perfetto, direi, no? Adesso che si è raffreddata la nostra gelatina, andiamo a versarla dentro, poco per volta.
La conchiglia non si vede perché è venuto un blu scuro, quindi vado a toglierla. Mamma che bella che è bellissima, ragazzi, veramente. Peccato che si è sporcato un po' di, tra virgolette, sabbia, ma adesso vediamo. Ho fatto qualche piccola modifica con la gelatina rimanente per non buttarla via. Ho fatto un pochino nella torta e ho fatto colare la cascata e l'altra l'ho messa là. E vedete, quegli schizzi negli scogli. E questa è la torta. Watch me turn this life into something that you could never own.